Il latino è complicato. Il latino è complicato. Il latino è complicato. Il latino è molto complicato. Cazzata. L'ablativo assoluto. Allora, che cos'è l'ablativo assoluto? Come? Che cos'è l'ablativo assoluto? No, te lo spiego subito. L'ablativo assoluto è un costrutto sintattico della lingua latina, formato da un sostantivo o un pronome in funzione di soggetto e un participio presente o passato che funge da predicato concordati in caso ablativo. Scusami, ma cos'è sta roba? Ah, vedi? Okay. È facile, sì. È molto facile, vedi? Allora. L'ablativo assoluto è autonomo rispetto alla preposizione reggente. Ciò significa che il soggetto dell'ablativo assoluto deve essere diverso dal soggetto della reggente e che la reggente non deve avere alcun legame grammaticale con la subordinata, cioè non deve contenere un pronome che richiami il soggetto posto in ablativo. Ti faccio un esempio, va bene? Ok. Guarda Nicola. Oratore dicente omnes taquero. Oratore dicente è l'ablativo assoluto. Infatti, se lo togliamo, rimane il resto della parola, che comunque ha significato. Allora Matteo, da quello che ho capito è una costruzione molto comune in latino ed è alternativa al compio congiuntivo e al participio congiunto. Ha funzione di preposizione subordinata, temporale, causale, concessiva o ipotetica, giusto? A volte però il participio può mancare, in tal caso l'ablativo assoluto è formato sempre da due parole di cui una, nome pronome, costituisce il soggetto. L'altra, nome o aggettivo, costituisce il complemento predicativo. Capito Nicolò? Sì, sì. Il latino non è difficile. Ok. Andiamo, va. Andiamo.